Ciao ragazzi, benvenuti su Ali from the Block e FTB Channel. Io sono Ali e quest'oggi vi parlerò di Topolino numero 3579. Eccolo qui, Topolino 3579 con le quattro bustine di figurine di Donald Duck 90, l'album che sto collezionando che, come detto, alla fine, poi quando lo completerò, vi farò un video specifico. Ma vediamo questo numero 3579 che ha la particolarità di avere la copertina rovesciata, perché questa è quella, diciamo, nel verso giusto, insomma, copertina di Corrado Mastantuono con Paperino e Paperoga protagonisti qui stanno riposando in un letto castello in uno sgabuzzino, e poi la copertina rovesciata di Alex Ross, che riguarda la famosa, insomma, ormai storia del Decino Infinito, scritta e disegnata, soprattutto con la copertina, ma scritta da autori Marvel. Ed è proprio da questa che partiamo, anche se prima volevo partire dalla copertina di Corrado Mastantuono, che devo dire mi piace molto, questa particolarità di Paperino e Paperoga che stanno cercando di riposare su questo letto castello, in questo sgabuzzino, che riguarda una delle storie all'interno di questo numero, che era tira a Paperopoli, Silvia Ziche. Ogni tanto mi organizzo da solo i campionati di tuffi nei soldi, anche se sono l'unico papero al mondo a saperlo fare. Lo so che arrivo sempre primo, ma le sfide con se stessi sono sempre le migliori. Sempre simpatica la vignetta di Silvia Ziche. Ovviamente apriamo subito con l'editoriale del direttore Alex Bertani, che ci parla di Uncle Scrooge and the Infinite. Qui ovviamente non si riusciva a leggere, comunque la storia che alcuni hanno letto già in digitale, sul tablet, eccetera, eccetera, del Decino Infinito. Quindi la collaborazione tra Disney e Marvel con Zio Paperone protagonista, scritta da autori statunitensi, cioè da Jason Aaron, e con la copertina di Alex Ross. Poi, insomma, ovviamente Alex Bertani ci parla di quello che leggeremo in questo numero nei prossimi, e vediamo poi il sommario, gira la rivista, ovviamente Zio Paperone e il Decino dell'Infinito, un multiverso di possibilità, e poi parleremo subito di quella storia che è un po' l'evento di questo numero. Le altre storie sono I Misteri di Paperopoli, Paperino, Paperoga e il Grand Hotel, il Grand Mirror Hotel di Bruno Sarda, con i disegni e le chine di Marco Palazzi e il colore di Gaetano Gabriele d'Aprile. Poi abbiamo il terzo e quarto episodio di Topolino e l'Isola che non c'è, La Pietra dei Misteri e la Memoria di Flora di Giorgio Salati, con i disegni di Giampaolo Soldati, Le Chine di Simone Paoloni e il colore di Irene Fornari. E l'ultima storia è una storia breve, Paperino e l'Appuntamento a Pedali di Marco Bosco, con i disegni e le chine di Ottavio Panaro e il colore di Valentina Mauri. Ma andiamo subito a vedere però la storia evento, cioè del Cino Infinito, l'amore per l'avventura. E se un autore Marvel scrivesse una storia di Paperi, scritto qui questo redazionale da Nicola Peruzzi, e ovviamente c'è appunto la copertina, come detto, di Alex Ross, grande disegnatore statunitense della Marvel, è scritta da uno sceneggiatore come Jason Aaron. Qui dice copertina di Lorenzo Pastrovicchio, colore di Francesca Vivaldi di Arancia Studio, e poi soggetto sceneggiatura Jason Aaron, disegni di Paolo Mottura, Francesco D'Ippolito, Lucio De Giuseppe, Alessandro Pastrovicchio, Vitale Mangiatordi e Giada Perissinotto, quindi un team di disegnatori italiani a supporto della storia scritta da Jason Aaron, che devo dirvi ragazzi mi è piaciuta tantissimo. I disegni sono bellissimi, anche la storia, capitolo 1, il Natale mai accaduto, si parte dal Monte Orso con Zio Paperone che come al solito non vuole festeggiare il Natale, nemmeno con i nipoti, con Paperino e qui qua. Di lì a poco succede che, capitolo 2, Signore dei Decini, ci saranno infiniti universi, quindi il multiverso con vari Paperone, ci saranno vari Paperone e Paperone, che dovrà combattere con i Bassotti, insomma gli succederà un po' di tutto, ragazzi, è una storia applicata allo stile Marvel a quello Disney, come detto disegni e colori autorevoli, ma anche la storia di Jason Aaron devo dire che mi è piaciuta tanto. È bello che ogni tanto comunque la Disney faccia questi esperimenti, qui in questo caso con autori statunitensi, autori della Marvel, una storia molto diversa, cioè comunque diversa dalle solite, ma che devo dire ho apprezzato tantissimo, suddivisa in capitoli. E alla fine c'è anche un redazionale con l'intervista, un multiverso di possibilità, sia allo sceneggiatore Jason Aaron che anche al disegnatore Alex Ross. Qui vediamo
la copertina dell'originale Uncle Scrooge and the Infinity Dime, la copertina disegnata da Alex Ross, ovviamente in versione inglese, e qui invece abbiamo la versione italiana di una storia che, ragazzi, veramente mi ha colpito tantissimo e devo dire che mi ha soddisfatto, nonostante io non sia un lettore Marvel, non sia un lettore di fumetti americani. Non ho mai amato i supereroi, però qui, protagonista Zio Paperone, devo dire che hanno fatto centro. Poi andiamo a vedere le altre storie, ragazzi. Andiamo a vedere la storia di Paperino Paperoga e il Grand Mirror Hotel dei Misteri di Paperopoli. Bruno Sarda ha confezionato una storia molto simpatica, disegnata da Marco Palazzi, una storia in cui appunto Paperino Paperoga lavorano in questo hotel di proprietà dello zio Paperone. E avranno a che fare con una stanza particolare nella quale sono nascosti dei cimeli molto importanti. In questo hotel pieno di specchi ci sarà questo energumeno con cui avranno a che fare Paperino Paperoga, in una storia veramente molto simpatica, molto ben disegnata, devo dire. Quando ci sono Paperino Paperoga protagonisti, devo dire che spesso a me piacciono le storie. Poi si va avanti, Prigionieri dell'Oceano, l'Odissea dei naufraghi della Miranda Seconda continua con Marco Nucci che ci fa un riassunto di quello che abbiamo visto nei primi due capitoli di Topolino e l'Isola che non c'è, che i primi due episodi mi erano piaciuti tanto, e anche questi due, sia La Pietra dei Misteri che l'altro, insomma, l'altro capitolo, sempre dedicato a questa storia, La Memoria di Flora, devo dire che Giorgio Salati, con i disegni di Giampaolo Soldati, vanno avanti in questa che sembra una specie di Lost. Io avevo detto l'Isola dei Famosi, ma sembra anche la serie TV Lost. Topolino protagonista, insieme a Orazio, Clarabella, Minnie e tutti questi altri personaggi. Sia che il terzo che il quarto capitolo mi sono piaciuti, un po' meno rispetto ai primi due capitoli, ma vedremo poi con il prossimo numero, col 3580, ci sarà l'ultimo capitolo, il quinto, che chiuderà questa saga di Topolino e l'Isola che non c'è. Una storia che si sta rivelando comunque molto soddisfacente per quanto mi riguarda, una storia di topi molto interessante, che alla fine ci fa capire quanto sia importante anche l'unità di squadra, anche se Topolino, Minnie, Orazio e Clarabella non conoscevano questi personaggi con cui si sono, diciamo, incontrati sull'isola. Poi ne succederà un po' di tutto, anche qualcosa di abbastanza fantascientifico per i miei gusti, però devo dire che anche questi due capitoli mi sono piaciuti. Andiamo avanti. Qui c'è forse un errore, perché qui dice praticamente che la storia si chiama Paperino e l'appuntamento a pedali di Marco Bosco con i segni e chine di Ottavio Panaro, colori di Valentina Mauri. Poi qui dice invece Paperina e l'appuntamento a pedali, quindi Paperino o Paperina. Storia breve, però come sapete io ho una predilezione per le storie brevi, io amo le storie brevi, molto spesso mi piacciono. Storia abbastanza veloce, alcuni direbbero riempitiva, manco fosse una cosa negativa, però riempitiva per me non è una cosa negativa. Quindi Marco Bosco confeziona una storia comunque simpatica in cui Paperina dice a Paperino di raggiungerlo in un determinato posto. Paperino poi troverà Paperoga che come al solito combinerà guai e, insomma, storia simpatica, dai, che devo dire ho apprezzato. Barzelletta e Colmi, Fuorilegge in fuga, Un milione di zione, che altro c'è qui? Ah, ovviamente si parla anche di Stitch, uno come lui, vabbè. Un milione di zione con lettere e disegni da parte dei lettori. In settimana che cosa troveremo in edicola? Allora, Almanacco Topolino numero 19, che sicuramente prenderò, Disney Big, Paperino, che avrà le figurine insieme, quindi prenderò il Paperino 529, e Topolino in giallo, che ovviamente prenderò, sappiamo essere una miniserie estiva, ho preso il primo numero di questo 2024, sicuramente prenderò anche il secondo, quindi praticamente prenderò tutto tranne Disney Big. Il prossimo numero, 3580, con questa copertina molto estiva di Paperino, che è intento a vendere ghiaccioli su una spiaggia. Ultimo appuntamento con Fabio Celoni, con fumettando disegni a Zio Paperone. E le storie all'interno saranno Gli allegri mestieri di Paperino, incarico finale, che potrebbe essere l'ultimo di questa mini saga di Tito Faraci e Enrico Faccini. Picologia, la determinazione di ferro di Madame Paperì di Giulio Gualtieri e Roberto Vian. Pippo e la giungla, dolce giungla, storia di Cari Corone nei disegni di Miguel Fernandez Martinez. Questa dovrebbe essere una storia estera, inedita in Italia ma edita all'estero. Zio Paperone, Rocker Duck e gli affari in condivisione di Giulio D'Antona e Giulia La Torre.
La conclusione col capitolo 5 di Topolino e l'isola che non c'è, la resa dei conti di Giorgio Salati e Giampaolo Soldati, confessa a gamba di legno cantare di Roberto Gagnor e Giulia Lomurno. Allora, che dire, ragazzi? Un numero che mi è piaciuto, un numero che, alla quale c'è la particolarità della copertina rovesciata, copertine che mi sono piaciute entrambe, soprattutto questa di Alex Ross, e questa è la storia migliore, secondo me. E se ve lo dice uno che non legge Marvel come me, potete starne certi, è la storia migliore. Se devo fare la mia classifica, al quinto posto metto Paperino e l'appuntamento pedali. Quarto posto per la doppia storia, per i due capitoli di Topolino e l'isola che non c'è, che poi in realtà sono quattro le storie, quindi quarto e terzo posto qui. Secondo posto Paperino, Paperoga e il Grand Mirror Hotel, che mi è piaciuta tantissimo. Al primo posto la metto per il multiverso di Paperone, Zio Paperone è il decino dell'infinito di Jason Aaron e vari disegnatori italiani con i colori di Arianna Consoni, che non avevo citato, ma la cito ora. Quindi un buon numero questo 3579, buon esperimento tra Marvel e Disney. Devo dire che speriamo che ne facciano altri in futuro, e sono soddisfatto della lettura. Poi aprirò anche le bustine, della quale ci sarà un altro numero, più un altro numero di Paperino per completarla, ma come detto lì vi farò il video a parte dell'album completo, però un numero che mi sento di consigliare. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se avete acquistato questo numero, se vi è piaciuta la storia di Zio Paperone e il decino infinito, qual è stata la copertina migliore, la storia migliore, la storia peggiore secondo voi. Io vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio per il supporto che mi date sempre, mettete like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei contenuti, mi raccomando fate i bravi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!